tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Violenta grandinata nel sud delle Marche, Grottamare e San Benedetto del Tronto, le due località più colpite. Mai visto una cosa simile in 63 anni. A Fano residenti esasperati dagli schiamazzi notturni di una banda di giovani che staziona nella piazza del centro commerciale del Vallato. Lunghe code e traffico in tilt a Fano per il cantiere dei lavori sulla statale 73 bis, resta chiuso anche il casello in entrata della 14. Il CONI finanzierà due nuovi impianti sportivi nel comune di Cartoceto, i progetti tra i primi in Italia. Una festa di mezza estate con i colori bianco e nero è la nuova idea per una serata evento che porta la firma di Luciano Cecchini. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Innanzitutto l'ultima ora che riguarda il maltempo che ha colpito il sud delle Marche. Sono stati individuati e recuperati a circa 2 miglia al largo del porto di Giulianova i corpi dei due marittimi che erano a bordo di un peschereccio affondato nel pomeriggio, probabilmente per il mare agitato. Individuati dall'elicottero, sono stati recuperati dalla motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Saranno trasferiti i due corpi senza vita in porto, poi all'obitorio. Il PM ha disposto la ricognizione cadaverica, non è stata trovata ancora l'imbarcazione, ma solo detriti che fanno pensare ad un incidente. Questa è la notizia dell'ultima ora, ma torneremo sul maltempo che ha colpito in particolare con una violenta grandinata, come avete sentito dai titoli, dal sommario, sia San Benedetto del Tronto che Grottamare. Noi invece partiamo dalla notizia che arriva da Fano, da un quartiere di Fano, esattamente il Vallato. La situazione al Vallato di Fano è esplosiva, i residenti contro un gruppo di giovani che staziona nell'area del centro commerciale fino a tarda notte e la situazione appunto è diventata a dir poco esplosiva. Qualcuno questa mattina è andato anche alla polizia. Sono ragazzi, giovani, noi capiamo che hanno bisogno di divertirsi, ma questo non è un divertimento, questo è un dispetto a tutta la gente che dorme, che lavora, si deve alzare presto, insomma, noi siamo andati alla questura già. Esasperazione è la parola che più di altre in questo momento rappresenta lo stato d'animo degli abitanti del quartiere Vallato a Fano, le cui abitazioni si affacciano sul grande spazio scoperto a ridosso della chiesa. Questo spazio è da tempo ostaggio di gruppi di adolescenti e ragazzi che hanno scambiato questo posto, soprattutto nei mesi estivi, per un luna park dello scempio e a notte fonda, con il contorno di schiamazzi, bivacco e abuso di alcol, come dimostrano i residui sparpagliati per il prato, tolgono il sonno a coloro che invece vogliono riposare. Aggiungiamo poi sgommate con i cinquantini e demolizioni di tutto ciò che gli capita a tiro, come la bicicletta sbrindellata in una decina di pezzi e sparpagliata per il raggio di una cinquantina di metri. Situazione che ha spinto i residenti a rivolgersi questa mattina direttamente al commissariato e a contattare la nostra redazione. Cioè, praticamente dalle 8:30 fino alle 4:30 di mattina noi qui non dormiamo più. Chiediamo un aiuto perché qui non ce la facciamo più, andare avanti così. Sono in quanti più o meno? Sono molti, saranno una ventina, ma anche di più. La cosa si ripete da diverso tempo? Tutte le sere si ripete. Alla domenica un po' di meno, ma sennò tutte le sere. Sono entrati anche negli androni dei condomini? Sì, hanno rovinato una porta dove teniamo i contatori dell'Enel. Un paio d'anni fa l'abbiamo fatta ritinteggiare, era tutta arrugginita di urina e adesso hanno ricominciato un'altra volta.
Il CONI finanzierà due impianti sportivi nel comune di Cartoceto. La presentazione di questi progetti è avvenuta questa mattina a Roma in una delle sale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta dei primi 32 progetti di riqualificazione di impianti sportivi che a breve prenderanno avvio a livello nazionale. Anche il comune di Cartoceto appunto è tra i primi beneficiari di questo contributo in conto capitale che consentirà di vedere realizzato un nuovo impianto sportivo che prevede un campo per il calcio a 5 e uno per la pallavolo. Ecco le parole del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi al rientro da Roma. Lo abbiamo raggiunto mentre era sul treno in ritorno appunto dalla capitale. Si tratta di un finanziamento molto importante da parte del CONI a valere sul Fondo Nazionale Sport e Periferie, attraverso il quale Cartoceto potrà riqualificare l'area della pista polivalente presso il capoluogo con la realizzazione di un campo di calcio 5 in sintetico e un campo di pallavolo. Un punto, quello della pista polivalente, in cui si concentrerà sempre di più l'attenzione dell'amministrazione da un punto di vista sociale, aggregativo e culturale. Quelli che sono stati comunicati stamattina fanno parte, rappresentano i 30 progetti che troveranno avvio in questa prima fase. Allora, questa mattina, quella di oggi, è stata per molti automobilisti fanesi una giornata difficile, caratterizzata da code e rallentamenti un po' su tutte le strade cittadine. E questo perché da ieri sono iniziati i lavori per le opere compensative della 14 che hanno imposto le deviazioni e la chiusura di numerose strade. Allora, per l'aggiornamento sulla situazione in particolare dei lavori, ci colleghiamo con Lino Balestra, che vedo proprio all'interno del cantiere sulla statale 73 bis con due ospiti. Sì, buonasera Marco, hai detto benissimo, da studio siamo con i piedi dentro il cantiere, alle nostre spalle c'è lo scasso di 60 metri di lunghezza longitudinale per 12 metri di ampiezza che ha fatto sì che fossero posizionati i nuovi manufatti in cemento per ampliare il fosso degli scolmatori. Io sono qui con il dottor Cerbarano, responsabile del progetto, e l'assessore Cristian Fanesi, e vi diamo subito una buona notizia, perché con grande probabilità abbiamo appreso pochi minuti fa che, grazie all'opera incessante da ieri sera alle 21 di oltre una cinquantina di operatori, con grande probabilità, dico, domani sera alle 18, dopo le 18:30, l'autostrada, il casello verrà riaperto e anche la viabilità sulla statale 73 verrà riaperta. Quindi cesseranno così i disagi che inevitabilmente ci sono stati questa mattina, quindi la notizia è questa: domani sera, poco prima di cena, dell'ora di cena, riaprirà la viabilità normale nel comune di Fano. Allora, prima di fare due battute con l'assessore, il dottor Cerbarano, io lancerei il servizio che abbiamo realizzato questa mattina insieme all'operatore Filippo Pucci proprio sugli inevitabili disagi che si sono verificati questa mattina, soprattutto vicino alla rotonda di Sant'Orso. Vediamo il servizio e poi ritorniamo qui dal cantiere della Pavimental. Sulla rotatoria, all'imbocco della superstrada Fano-Grosseto, questa mattina è arrivato il solito traffico di tutti i giorni, ma com'era immaginabile, lo sbarramento all'ingresso della strada statale 73 bis ha mandato in tilt in diversi momenti della giornata il flusso del traffico. Conseguenza, code di diverse centinaia di metri, sia su via Pertini fino all'interquartieri, che a Sant'Orso, dove le code sono arrivate fino al bar Polvere di Caffè, per non parlare di via Papiria, il cui serpentone di auto ha fatto un tutt'uno con quello sulla strada dell'aeroporto. Poco è valsa la buona volontà dell'addetto dell'autostrada, anche se non contemplato nelle sue mansioni, nel dare indicazioni agli automobilisti smarriti che cercavano lumi sulla direzione da prendere, non compresa nello scarso e troppo generico cartello Marotta, che dovevano andare verso Gubbio, Arezzo, Urbino, Roma, assenti nella cartellonistica.
Vai a Marotta, caro utente, sembra voler dire il cartello, e da lì andrai ovunque. Non è andata meglio a chi proveniva invece da quella direzione e voleva o prendere l'autostrada o entrare a Fano. Dall'uscita dello svincolo Fano Sud, un unico serpentone di tir e automobili fino alla cooperativa Tre Ponti, dove uno stoico agente della polizia locale, con grande prontezza di spirito e buon inglese, illuminava utenti della strada locali e turisti su come districarsi da quel punto in poi per andare dove dovevano andare, non essendoci neanche lì indicazioni, e qualcuno si è fatto anche 40 minuti di coda. Salve, da quanto siete in coda? Siamo circa 40 minuti. Dove andate? Siamo diretti a Osimo. Veniamo dalla Toscana, pensavamo di arrivare per l'ora di pranzo, ma credo che sia difficile. Dovete prendere l'autostrada? Sì. C'erano indicazioni all'uscita? C'era, sì, dei cartelli piccoli, probabilmente non erano molto chiari. Se fossero stati più chiari probabilmente avremmo fatto quelle scelte lì. Quasi mezz'ora che siamo mezz'ora. Fila. Una mezz'oretta da quando sì. siete usciti. Più. Dove dovete andare? Duomo. Qui a Fano. A Fano, solo che è tutto bloccato. Solo che... Bene, questo era quello che si è verificato questa mattina, però tutto questo cesserà domani, la Pavimental, giusto? Pavimental sta lavorando alacremente da ieri sera e dalle questo ore 21. Dalle ore 21. Con un giorno e mezzo di anticipo riusciamo a ridare il traffico grazie all'impegno di Pavimental, che veramente ha messo in campo delle risorse importantissime. Oggi, ieri ed oggi c'erano due gru di dimensioni notevoli che si possono vedere alle mie spalle e niente, gli operai erano tantissimi, come potete vedere adesso i mezzi stanno mettendo il cementato che è andato a ricoprire gli scatolari prefabbricati per l'opera idraulica, e da domani mattina alle 6 dovrebbero essere avviate le operazioni di asfaltatura, poi l'installazione di barriere di sicurezza, la segnaletica e ridare poi via il traffico. Con un giorno e mezzo di anticipo, quindi grazie sicuramente a Pavimental che ha dato un contributo importantissimo, il Comune di Fano ci aveva richiesto questo impegno, noi penso che abbiamo risposto con grande impegno da parte di tutti. Bene, grazie e complimenti. Allora, Assessore, tutto sommato siamo stati un po' larghi, ma era giusto così, insomma. Sì, diciamo che l'impegno che abbiamo chiesto a Pavimental, alla società autostrada, è stato messo in questo cantiere, perché hanno fatto meglio di come avevamo programmato e quindi riusciremo a riaprire questo percorso domani. Vorrei ricordare, facendo una stima approssimativa, che qui passano circa 15-20 mila veicoli al giorno, considerando i tre sensi di marcia, e quindi devo dire che è stato ovviamente un lavoro a cui tenevamo molto, l'abbiamo monitorato, Pavimental ha risposto molto bene. È chiaro che tutto questo traffico si è riversato, si riverserà domani, si è riversato oggi sulle strade cittadine. Ovviamente non si poteva fare altrimenti, un disagio c'è stato, ma adesso siamo molto felici perché domani si riaprirà questa arteria migliorata dal punto di vista idraulico per il bene della città, e quindi siamo molto felici che questo avvenga anche un giorno prima rispetto a quello che avevamo preventivato. Bene, e mentre le macchine stanno lavorando ancora alle nostre spalle, continueranno H24, perché non si è fermato nessuno, per far sì che domani alle 18.30 circa la viabilità tornerà, quella di sempre. Dal cantiere tutto, restituisco la linea allo studio. Ok, bene, allora vi abbiamo dato una buona notizia, soprattutto per gli automobilisti, e quindi da domani, insomma, con un netto anticipo si torna alla normalità. Allora, adesso invece parliamo di economia, perché nel secondo trimestre di quest'anno il registro delle imprese della Camera di Commercio di Pesaro Urbino ha registrato 557 imprese iscritte contro 363 cessazioni, quindi con un saldo positivo pari a 194 imprese e un patrimonio complessivo di 40.947 unità. Nell'analisi a livello settoriale sono in aumento le imprese agricole con un più 51 unità, mentre tengono l'abbigliamento e la fabbricazione di prodotti in metallo. Il settore delle costruzioni registra un minimo incremento con più 5 unità, mentre come pure il commercio con un più 31. Bene anche
i settori del terziario come gli alloggi e la ristorazione con un più 43 unità. È incoraggiante, commenta il segretario generale Fabrizio Schiavoni, che il nostro territorio torni a segnare un saldo positivo con dati pressoché allineati a livello nazionale. Anche se non c'è una vera e propria emergenza, nel periodo estivo le scorte di sangue sono sempre in calo per la mancanza di donatori. Per questo l'AVIS, la sezione di Fano, organizza 3 eventi per sensibilizzare i donatori appunto a donare il sangue. Nel braccio dei nostri musicisti. Tanti appuntamenti che l'AVIS di Fano organizza per quest'estate. Questa settimana per noi di Avis Fano è ricca di eventi, in particolare questi 3. Il primo domani, mercoledì 26 luglio, il Donor Day Avis in Note, dove tutti i musicisti sono invitati a donare dalle 7:15 del mattino fino alle 18:30 e ci delizieranno con la loro musica. Quindi doneranno e si esibiranno al centro trasfusionale, sarà un vero spettacolo. Il prossimo è venerdì 28 luglio all'anfiteatro Rastatt, musica Avis, dove suoneranno proprio per il punto Avis e per i volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo per i donatori. Ma il nostro principale evento è Colora la Vita by Night Flu Edition, organizzato da noi del gruppo Avis Giovani, e sarà sabato 29 luglio. Quest'anno è in versione totalmente rinnovata, quindi è proprio by night, cioè di sera. Infatti il ritrovo è alle ore 19 con partenza alle 20:45 circa, e cioè quando il sole calerà. E infatti si terrà proprio di sera e sarà in versione fluo, quindi i colori che vi lanceremo noi volontari sono totalmente fluo, si illuminano sotto le luci wood, correrete con dei palloncini LED che si illuminano e tante altre sorprese. Allora, per le iscrizioni abbiamo le prescrizioni a 8 euro presso la tabaccheria del Ciccio, le prescrizioni online come ogni anno, e pagamento invece sul posto con il ritiro del pacco gara sempre sul posto a 10 euro, oppure vi potrete iscrivere direttamente quel giorno sul posto a 12 euro. E i bambini fino a 6 anni non pagano e dai 6 ai 10 anni invece 5 euro. E la grande novità è che abbiamo anche allestito un punto ristoro per tutti i partecipanti, che sarà nel parcheggio antistante la partenza, che si terrà nella parte della Paleotta, e è un camioncino dove potrete mangiare sia prima che dopo la corsa. Maggiori informazioni potete chiamare, potete inviarci una mail, potete scriverci su Facebook nella nostra pagina Avis Giovani Fano, oppure potete chiamare questi due numeri, Alberto e Luca. La Polizia di Stato svela il progetto del calendario istituzionale 2018. Gli scatti, che avranno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sono stati affidati ad 11 giovani fotografi professionisti dell'agenzia fotografica Contrasto. Tutti gli scatti rappresentano il mondo della Polizia di Stato con approccio artistico unico per ogni foto. Per l'edizione del prossimo anno il calendario della Polizia di Stato ha introdotto una novità assoluta, ed è una novità artistica. Uno degli scatti infatti è stato selezionato attraverso un concorso fotografico a cui hanno partecipato anche gli stessi poliziotti. E adesso invece parliamo del maltempo, venti forti, pioggia e perfino la grandine. Il maltempo si è abbattuto nel primo pomeriggio a San Benedetto del Tronto e a Grottammare, dove la pioggia è caduta abbondante, accompagnata da raffiche di vento violentissime. Ci sono danni in città ad alcune abitazioni per via di alcuni vetri rotti, divelti, molti ombrelloni sulla spiaggia, molte le chiamate anche ai vigili del fuoco. Grandinata particolarmente violenta, come vedete dall'immagine, a Grottammare, dove la spiaggia è diventata praticamente bianca. Allagamenti e difficoltà alla circolazione in tutta la riviera. E tra le località più colpite, dicevamo, c'è anche San Benedetto del Tronto. Guardate questo video che ha girato Nicola Rosetti e che poi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Neve, guardate quello che sta succedendo, sembra neve, mai visto una cosa simile in 63 anni, non riesco di più ad aprire la finestra, ragazzi, mi auguro che nessuno si sia fatto male, mai visto una bufera di queste dimensioni, mai vista, sembra neve, è incredibile, che Dio ci aiuti, mamma mia.
È pazzesco, mai visto una cosa simile a San Benedetto. Beh, certo, in piena estate sono immagini che fanno effetto e poi esserci dentro, immagino, è tutt'altra cosa. Allora, adesso invece, come vedete dalla grafica alle mie spalle, parliamo di una festa a tema sui colori bianco e nero. È la nuova idea per l'evento di mezza estate che si terrà sabato prossimo alla Palazzina Sabatelli. Allora, siamo nella location di una festa che sta per arrivare e che ha tutti i numeri per essere un grande evento. L'abbiamo declamata l'unica festa per l'estate appunto fanese e non solo, perché poi avremo sicuramente degli amici sia di Pesaro che di Marotta e dell'entroterra alla nostra Summer Night in Black and White. Questa è una cosa molto importante, una notte d'estate in bianco e nero, e questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questa meravigliosa serata che trascorreremo qua alla Palazzina Sabatelli. Il dress code bianco e nero, ma tante location e poi soprattutto gran spettacolo. È un connubio di colori, anche se il bianco e nero, però vedrete che il colore non manca. È un veglione anche, perché ci sarà una bellissima cena, ma ci sarà tanto divertimento con il complesso Lextofunk e poi lo spettacolo nello spettacolo. Ospiti d'onore, abbiamo l'opera pop. Spettacolo nello spettacolo, le magiche emozioni di Ultrasound. Vedremo veramente mille colori, dal giardino e la palazzina, dalla pista alla piscina, dal salone non salone, veramente brilleranno mille effetti. Tutto questo, ci avremo con noi anche le coreografie della New Latin Academy. Una cosa unica, irripetibile. Qua all'aperto, dove adopereremo tutta la palazzina. Allestiremo 3 set cinematografici dedicati agli anni 70, perché no? Avremo delle macchine d'epoca, trasferiremo anzi una spiaggia, un pezzettino di spiaggia qua su alla palazzina. Perché? Perché poi Fotocapri farà delle fotografie speciali. Per prenotare è facilissimo, vi lascio subito il mio numero 333 48 58 561, che tanto ormai ce l'hanno tutti. Potete tranquillamente telefonare o andare tutte le sere dalle 19 in poi alla sede di Rosciano Insieme, via Flaminia. L'importante è non mancare in questa meravigliosa serata alla Palazzina Sabatelli, sabato 5 agosto dalle 20:30 in poi, Summer Night in Black and White. Dopo il telegiornale, la seconda puntata di Box con i personaggi che hanno fatto la storia di Fano. E poi In Cucina con lo Chef, e questa sera vi proponiamo la finale di Tennis Cup. L'informazione finisce qui, questo è il numero di telefono 338-4968-250 per le vostre segnalazioni. E a proposito, grazie a tutti voi per la collaborazione, per le vostre innumerevoli segnalazioni. E noi ci vediamo domani mattina alle 7:30 con Occhio ai Giornali, la rassegna stampa. Buona serata. Thank you.